grandi amici del tubo, ben ritornati qui su canale Switch Music. Bentornati nel secondo video, nella seconda parte del video della Western Conference. Siamo commossi da tutti i mi piace che avete lasciato. Siamo carichi. Lo stiamo registrando un secondo dopo, ma sono sicuro che avete massacrato quel video di mi piace. Quindi siamo qui per parlarvi della Western Conference. E qui non so quanto potrà durare questo video, perché ce ne sono di cose da dire. Anche qui partiremo dal fondo. Dai Phoenix Suns. Phoenix Suns che hanno pescato Ocho i Phoenix Suns, perché hanno pescato un super giocatore, Josh Jackson, che anche lui sta facendo i macelli nella Summer League. Ha dei bellissimi capelli così. Afro. E la combo Bledsoe, Booker e Josh Jackson potrebbe essere un buon backup. L'unico problema qual è? Il contratto pesantissimo di Tyson Chandler, che però dai, che stanno cercando di scambiarlo in ogni modo. Nessuno lo vuole. Però nei lunghi hanno poco Alex Lamb, ma poi finisce lì la squadra. Boh, però adesso quest'anno ovviamente faranno schifo. Sembrava che dovessero, cioè hanno fatto un'offerta a Griffin, se non sbaglio, che era uscito dal contratto dei Clippers, che sembra abbia rifirmato per i Clippers. Ha rifirmato perché gli potevano dare più soldi. La penultima squadra della scorsa. Scusa, occhio ai Suns, magari fra 2-3 anni. Ok, Lakers? No, che Lakers. Lakers, sono tante cose da dire. Allora, abbiamo piscato Lonzo Ball. La prima partita dici la seconda tripla doppia. Quindi forse il giocatore è nel mezzo, però insomma, vedremo come va. Abbiamo dato via D'Angelo Russell. Ci fidiamo di preso Brook Lopez. Abbiamo parlato dello scambio nello scorso video che vi siete persi, se ve lo siete persi in descrizione assolutamente. Boh, Brook Lopez comunque è un onesto giocatore, cioè nel senso per un anno ci sta, si infortunia sempre, questo è vero, però probabilmente togliere Russell però dal backcourt darà molto più spazio, oltre a Ball che è stato appena preso, forse ad Ingram, che era forse una cosa che premeva di più a... Ingram tra l'altro da queste due partite di Summer League l'ho visto molto migliorato rispetto all'anno scorso. Sì, e secondo me Ingram quest'anno esplode. Potrebbe esplodere e mi piacerebbe metterlo lì. Adesso l'altro video ho detto Furia Most Improved Avery Bradley, e adesso lo dico io, Ingram Most Improved 2017-2018. Detto questo, il resto è rimasto tutto più o meno lo stesso. Si lavora per Paul George in entrata, esatto. Che alla fine ne parleremo più avanti. Sembra che dovesse, cioè che debba arrivare nella prossima stagione. Ok, faranno schifo anche il prossimo anno, perché purtroppo, visto anche il livello della Western Conference, faranno schifo, ma speriamo si migliorino e si cominci a costruire. Attenzione che Lavar ha già promesso i playoff il primo anno. Vero. Lavarone brand. Poi, dopo i Lakers abbiamo i Minnesota Timberwolves. E qua non li citeremo sicuramente nella terz'ultima piazza a fine della prossima stagione, perché io se non arrivano ai playoff quest'anno fa ridere. Veramente fanno ridere, perché hanno fatto lo squadrone. Hanno preso Jimmy Butler dai Bulls, ne abbiamo parlato lo scorso episodio. Hanno dato via Ricky Rubio che è andato ai Jazz, ne parleremo dopo. Hanno preso Jeff Teague dai Indiana Pacers. Hanno preso come cambio dei lunghi Ty Gibson, che a me quello lì, io continuo a dire, mi piace un sacco, perché ci dà veramente come un dannato. E hanno preso, se non sbaglio, Jamalone Crawford. Sì, che notizia delle ultime ore. Che comunque dalla panca, anche se sei vecchio, un paio di crossover, un paio di biglietti in più te li vendi. E la squadra dovrebbe essere Tick, Butler, Wiggins, Towns e Jang. Sì. Con Crawford e Gibson che partono dalla panca. Esatto, diciamo playoff prossimo anno. Playoff assicurati secondo noi. Poi Dio, bisogna sempre vedere. Con Thibodeau che è un signore allenatore, c'hanno la panchina un pelino corto però. Thibodeau è un signore allenatore, secondo me difensivamente. Offensivamente non so, spero che non faccia quelle storie tipo Chicago, cui spreme i giocatori. Sì, gioca solo la titolare Poi ma infatti c'è giocatori che comunque, a parte alcuni, tendono ad infortunarsi abbastanza. Attenzione alla squadra successiva, Sacramento Kings, che hanno piazzato un doppio colpo. Doppio colpo alla faccia dell'età, della gioventù. Hanno firmato Vince Carter e Zaccaria Randolph. Sì. E Georgine. E Georgine, vero. E secondo me hanno creato, diciamo, un mix tra giovani e... Interessante, sì. E vecchi, se vogliamo. Attenzione. Lancio la bomba così, proprio la rookie, lancio. Rookie mi gasa tanto. Rookie of the year di Aaron Fox. Madonna, lui mi gasa proprio tanto. Io ti butto qua. Ma proprio tanto mi gasa di Aaron Fox. Matricola dell'anno. Secondo me Sacramento è una squadra scommessa, che però potrebbe anche essere una rivelazione. Attenzione a Buddy Hield. Potrebbe arrivare ultima, come anche magari provare ad arrivare a ottava. Attenzione a Buddy Hield.
Cioè, nel senso, i vecchi che hanno preso, secondo me, sono giocatori comunque utili. Di un certo tipo, che sono sempre stati in squadre vincenti, vincenti se sì, vogliamo. Sì. Cioè, non ricordo Giorgino Randolph che non facciano i playoff negli ultimi 7-8 anni di sì, NBA. Sì, sì, esatto. Anche Vince Carter. Vince Carter uguale. Sì. Quindi, comunque, dopo tanti anni che dicevamo dei Kings, poi che finalmente sono hanno tagliato Loso, che era un ubriacone. Sì, esatto, hanno dato via Matt Barnes, tutti quei passoli. E attenzione, attenzione a chi potrebbe venire fuori il Sacramento Kings. Mm-hmm. Scal Labissiere. Ah, è vero, altro giovane che con Randolph potrebbe... Esatto. Ecco, bene, quindi... Stanno costruendo bene, secondo e me. E i prossimi chi sono? Poi. I miei Dallas Mavericks. I suoi Dallas Mavericks che sono un po' in, in vacca, nel senso che sono... Diciamo che... La classica posizione che in NBA non vuole trovarsi nessuno. Si punta all'ottavo posto, ma non sarà difficile. Ma sembrano gli ultimi anni dei Lakers con... Con Kobe, esatto. Con sì. Kobe che... L'unico cioè, problema è che Nowitzki ha rinnovato a 10 milioni in due anni, quindi 5 milioni l'anno. Mentre Kobe ne prendeva 30 fino briciole, sì, praticamente. Fino all'ultimo secondo di carriera. Hanno preso Dennis Smith Jr. al draft, che sì, non è male. Che fa, andate a vedervi un video delle schiacciate. Sì, di è uno super cascate, atletico. Cascate dalla sedia, perché robe. Quindi occhio lui alla gara delle schiacciate. C'hanno Nerlens Noel, che non è male, secondo me, è uno che... Il suo lo fa, ecco. Sono in quella posizione in cui non tankano, ma non fanno i play-off. Sanno però giocatori tra gli che... esterni hanno giocatori che non mediocri. Mi piacciono molto. Sì, prossimi sono i New Orleans Pelicans. Che fanno ridere. Che si sono trasformati nei Kings di 3 anni fa, praticamente. Dove va DeMarcus si trasformano in una franchigia de merda, praticamente. Perché... No, fa ridere, fa ridere. Sì, non hanno preso nessuno, hanno rifirmato Jrue Holiday, che per amor di Dio è un ottimo giocatore, però... Hanno Jordan Crawford. Così... Però. L'unica cosa è che io starei attento, l'unica cosa, fatto che l'anno scorso Cousins è arrivato a gli ultimi 2 mesi praticamente, più o meno, di regular season. Adesso magari con un po' di tempo in più per conoscersi, per entrare nelle meccaniche della squadra, cioè, ma il problema è che li aspetterei prima di darli per morti. Però visto il livello della Western Conference quest'anno, sì, playoff... Poi, dopo New Orleans Hornets, Denver Nuggets. E qui c'è da parlare, c'è da parlare. Perché è arrivato un signor giocatore. Hanno preso però... Millsap. Sarà un signor giocatore. Sarà vecchio, Millsap. Però fortissimo, a me piace un sacco. Mi dispiace che sia andato via Gallinari, perché forse per una volta poteva magari fare i playoff. Perché... Ma Gallinari. No, boh, i playoff no, dai. Murray, Gallinari, Millsap e Jokic, boh, cazzo. Sono arrivati noni l'anno scorso. Oh, ottavo posto, potrebbero farlo. No, secondo me no. No, comunque penso baseranno la squadra su Jokic, visto che l'anno scorso, l'ultimo mese, che ha sparato triple doppio ogni partita. Anche vediamo come va, insomma. Però playoff la vedo dura, ma questi non si sa. Magari fanno il colpaccio. Portano tra i Blazers, tra i Blazers che... Mike Malone. Mike Malone, è vero. Ogni anno tengono la squadra uguale. Sì. Peccato che gli altri si rinforzano. Sì, no, ma tu dici, boh, quest'anno faranno schifo, saranno in fondo, poi hanno un signore Lillard che ai playoff gli porta ogni anno, cioè è incredibile. Quest'anno no, secondo me. No, quest'anno magari no, però i Big Three di Portland, Lillard, McCallum e Nurkic. E Nurkic, senza denti ai playoff, grande. E, boh, hanno quel dynamic duo, anche loro. Hanno pigliato Zach Collins da Gonzaga. Non è male, è 8. E dovrebbe 8, tornare a giocare Ziri. Che in teoria sì, è stato vero, preso è vero, come... È vero, sì. Poi c'hanno i soliti giovani tipo Vonley... Ma sai che forse sì, l'hanno tagliato? Può essere, non so. Sai che ditecelo nei commenti, raga, mi pare che sì, l'hanno tagliato. Tra Poi, a proposito di Zach Randolph, abbiamo i Memphis Grizzlies, che hanno cominciato un po' a sfaldare la squadra, perché... A ricostruire. Giustamente si sono accorti che più di così non si va. Esatto. L'unica cosa che riuscivano a fare era battere ogni anno i Clippers. I Clippers, sì. Sì. Ogni tanto gli Spurs, e dopo da lì non si andava da nessuna parte. Adesso c'è Mike Conley solo sull'isola con Marc Gasol. Con Marc Gasol, che ne abbiamo parlato nello scorso dovrebbe... mese. Forse va ai Celtics, forse va via, non si sa. Conley ciappa i suoi bei 30 milioni l'anno, 25 appunto. Milioni l'anno, e sei contento così. Viscard è andato via. Tony Allen è molto vicino ai Celtics. Ah, ritorno a Boston. First team all defense. Quindi niente, cioè sì, penso che vabbè, prossimo anno dopo tanti anni non faranno i playoff. Non faranno i playoff i Grizzlies. Esatto. La squadra adesso da... Qua proprio partono i fuochi d'artificio. Oklahoma City Thunder, signori, dopo Russell Westbrook MVP, giustissimamente MVP, hanno preso Paul George. Sì. Nello scorso video ho detto che i Pacers hanno fatto l'affarone, e qui devo dire che OKC, okay, sì, a parte vendere tanti biglietti quest'anno e fare i playoff, hanno fatto un po' una mossa
che bisogna rivalutarla nella prossima estate. Esatto. Se Paul George dovesse rimanere, se si trova bene, fanno una bella stagione, perché comunque lì a Oklahoma mi pare che il pubblico sia molto compartecipe, molto caldo, no? Sì, molto caldo. Si trova bene e dice boh, rifirmo, allora a farone. Prenderlo per Oladipo e Sabonis, sempre esti, gli diamo la mano, è veramente così. Se invece prossimo anno, come sembrerebbe, viene ai Lakers, per un anno poi George Arvia, Sabonis e Oladipo, non è stata una gran mossa. Beh, è una cosa da rivalutare in futuro. Esatto. Certo è che Paul George e Russell Webb nella stessa squadra fanno paura. Esatto, mutande bagnate. Quinta piazza, Utah Jazz. Che dopo un anno stellare in cui sembrava che hanno tipo sfaldato la squadra. Che no, ma perché gli è andato via Hayward, esatto, ormai non per colpa loro, ma hanno sfaldato la squadra. Hayward ha firmato ai Celtics, hanno dato via Hill, se n'è andato al Kings, hanno preso Rubio. Esatto, hanno preso Rubio perché se no avevano troppo poco monte stipendi, quindi hanno preso Rubio a caso. Ed sì, deve essere bello andare in una squadra solo perché il tuo contratto è oneroso, è pesante, e non sì, perché sei forte. Deve essere bello da parte del Gianno Gobert, che comunque È un ottimo lungo. Raul Neto, Joe Ingles, che è un super giocatore. Rodney Hood potrebbe magari fare l'anno della vita, magari no, ma potrebbe farlo. Utah quest'anno tornerà a non fare i playoff. Magari un ottavo. E le chiavi della squadra Raul Neto. Magari un ottavo posto, vediamo, non si sa. Secondo me torneranno a non fare i playoff. Anche secondo me, ma però l'ottavo posto l'ha portata. E ora arrivano i Clips. I Clippers, qua ci mettiamo a ridere perché boh, è andato via Chris Paul. E già lì perdi metà della squadra, perché dopo aver perso Chris Paul perdi anche di Andre Jordan, perché è così. Hanno preso Gallinari e qui possiamo scrivere un altro libro a riguardo. Vuoi la fare, scelta più insensata del mondo, secondo me, però, sì, veramente una scelta al nostro modo di vedere sbagliatissima. Non so, no come. Però boh, Los Angeles è bella, prendi tanti soldi, fa caldo. Fine di Lob City. Hanno Lou Williams. Perdi Jamal Crawford, che era il tuo sesto uomo. Perdi JJ Redick, hanno preso che era la tua guardia titolare. Hanno preso Beverly. Cazzo. Vabbè, comunque, un onesto giocatore. Diciamo, che il backcourt si è sfaldato con la partenza. Hanno di preso, Redick, hanno preso Teodosic, attenzione. Teodosic. Che quello è da valutare. Da valutare. Diciamo che praticamente loro negli ultimi anni mancava sempre un 3. Nel momento in cui hanno preso il numero 3, buono. Gallinari, comunque. Sì, comunque insomma, onesto. Buon giocatore. Spari di tutti gli altri. Sì. Blake Griffin. Mancava solo che partisse anche Blake Griffin, sì, e restava. Blake Griffin è rimasto perché può prendere una montagna di soldi in più, quindi ha rifermato ai Clippers. E potrebbero fare i playoff? Sì. Sì. No. Buh, non si sa. Forse Beverly, sì. Williams, Gallinari, Griffin, Jordan. Comunque sulla carta non sono una squadra così. Sì, esatto, così male. Ma bisogna vedere poi di Andre Jordan che giocatore è senza Chris Paul. Stessa cosa anche per Blake Griffin. Stessa cosa anche per. E adesso parliamo di dove è andato Chris Paul. Il punto, giusto? È che è andato in una squadra che sì, il punto, il punto è che ha scelto una squadra un po' strana. Attenzione qua però. Sì. Qua c'è un bel discorso da fare. Allora, era stato per tanto tempo accostato agli Spurs, già da gennaio dell'anno scorso, sì, l'avevamo anche già detto, e poi alla fine non si è fatto niente. Ed è andato a Houston Rockets a giocare con il Barba, il runner MVP di quest'anno. Che ha appena rinnovato ieri sera, ho visto. Sì, a 38 milioni. Qualche spiccio all'anno. Sì. E cosa c'è da dire qua? Potrebbe essere una bomba questa cosa, come potrebbe risultare una cacata pazzesca, come direbbe. Il discorso da capire è questo. Rockets e Houston sono arrivati terzi in campione Ovest. Dai, di questo campionato. Terzo campionato. Praticamente giocando il sistema di D'Antoni, che era lo stesso che praticamente adoperavano i Phoenix Suns, con palle in mano a James Harden piuttosto che a Steve Nash. James Harden che tutti all'inizio si sono chiesti, ma non è un playmaker. Quindi, e invece? Invece poi ha dimostrato fare una stagione monster, è arrivato secondo nella classifica MVP se non sbaglio. Sì. Ma l'avrebbe merito, cioè nel senso, se non ci fosse stato quell'altro che ha fatto una stagione da alieno, in una stagione normale avrebbe stravinto lui. Sì, 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 senza dubbio. Il problema adesso è, arriva Chris Paul. Quindi Chris Paul Play farà Steve Nash dei Phoenix Suns. Quindi daremo la palla in mano a Chris Paul, che secondo me appunto, forse chi porterà sul pallone, chi la gestirà cosa l'attacco. Più che sì, esatto. Chi lo sa, me. Anche perché comunque Chris Paul è sempre stato abituato a venire su al trotto, rinculando, pick and roll, riblocco in culo, step back, tiro. Secondo me però Chris Paul è ideale, secondo me, per il gioco di D'Antoni.
E secondo me nei momenti di pausa verrà data la palla in mano a Harden per gestire il gioco. Adesso Harden, averlo fresco Harden, averlo fresco nei minuti finali, secondo me deve cambiare modo di giocare un po' Chris Paul rispetto a come giocava i Clippers. È talmente forte che può farlo tranquillamente, però staremo a vedere. Potrebbero tornare nelle prime tre piazze a ovest. Prime quattro assolutamente, secondo prime me. Prime quattro assolutamente. Sì. Poi San Antonio Spurs che non hanno cambiato una mazza di niente, diciamo, di quelli importanti. Hanno sai chi hanno preso? Rudy Gay. Se non sbaglio, chi hanno preso? A parte Rudy Gay, che boh, mi fa schifo, però. Il buon Joelone Anthony. Sì, è vero. Ma vabbè, un giocatore da non sottovalutare, secondo me, Rudy Gay. Sì, perché in realtà è forte, secondo me, in un contesto come gli Spurs. Esatto, può fare molto, molto, molto potrebbe bene. Potrebbe essere il Stephen Jackson di una volta. Esatto. Il pazzo, quello sì, che però con Popovich magari... Perché lui fisicamente è una roba devastante. Allucinante. C'era stato qualche malumore con Aldridge, avevo letto. Sì. Che aveva... Cioè, non mi sorprenderei se durante la stagione ci fosse una trade nella quale fosse coinvolto Marcus. Sì. Staremo a vedere. E Manu comunque, cosa fa Manu? Manu sembra che giochi ancora altri 2 anni addirittura. E la madonna, vabbè, boh. Stiamo un po' esagerando. Ho letto. Cosa? Parker è sul il vero problema letto è quello. Di morte. Il vero problema degli Spurs è che Parker non è più Parker. Esatto. E c'hanno Petty Mills che però Petty non può è un ottimo Parker. Giocatore, però non da titolare. È un ottimo giocatore dalla panchina. Sì. Jamal Murray? Ecco chi era stato anche accostato, che adesso l'ho detto praticamente 10 volte nel video. Ho parlato di Bucks, Timberwolves, ma anche di San Antonio Spurs sarà venuta fuori la Derrick voce Rose, sì. Di Derrick Rose. Al momento non si è ancora fatto niente, però magari quando uscirà il video l'avranno firmato o avranno preso qualcun altro, quindi magari ditecelo voi nei commenti. E gli ultimi? Gli ultimi, ma non per importanza, sono i campioni in carica, i Golden State Warriors, che hanno cambiato... Se tu dici, boh, hanno vinto, dici, boh, squadra che vince non si cambia. Invece no, hanno cambiato tipo tantona gente. Però in realtà quelli importanti sono sempre gli stessi. Certo. Che è lì su cui si costruisce la squadra. Hanno pigliato Nick Young. Hanno preso Swaggy P. Che aveva scritto l'anno scorso che tutti i tifosi dei Warriors sono Ben Vagon. E gli hanno chiesto perché. Lui ha detto che il telefono è stato hackerato. Bellissimo. E già cominciano le ignoranze. Gli hanno chiesto se farà gli extra pass ai Warriors. Ha detto che lui gioca a guardia e la passano solo i play. E lui deve tirare. Quindi io quell'uomo lì lo adoro, perché è un grande, perché è fantastico. Hanno tenuto Iguodala. Hanno tenuto Iguodala perché Durant ha deciso di fermare a tipo la metà di quello che poteva. No, boh, ha lasciato lì tipo poco. E insomma no, Curry ha firmato quello che era il contratto più oneroso della storia, subito battuto da James Harden. Hanno preso di nuovo Livingston. Hanno preso Omer Caspi che... Hanno rifirmato David West. Hanno rifirmato Zaza. Sì? Sì. Anche McGee? No, McGee no invece. Ma ancora, no? Joel McGee no. Peccato, mi sarebbe piaciuto campione NBA McGee e Swaggy P contemporaneamente. Sarebbe stato bellissimo. No. La morte del basket. Un po' sì. Favoritissimi anche il prossimo anno. Speriamo che qualcuno riesca a spodestare. Sì, perché è un po' triste così, no? Troppo forti. Hanno rotto le scatole. Esatto, sì. Detto questo, ragazzi, anche per la Western Conference abbiamo finito. Speriamo che questi due video vi siano piaciuti. Come sempre vi ricordo... Ma sì, sicuro. Bravo, ottimismo. Come sempre commentate per le cose che ci siamo dimenticati, per le cose che abbiamo sbagliato, non ce ne sono, ma se le abbiamo sbagliate dice, per le cose che sono successe mentre è uscito questo video. E niente ragazzi, hashtag carichi. Carichi per il video in palestra che arriverà, forse l'avete già visto, non lo so, chi lo sa. Ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella.